Sapevi se un film era meglio di un altro o ti sembrava o non te ne portava niente? No, no. Allora, non andavo a vedere i miei film perché, non perché me ne fregavo, ma perché mi fregavo. Perciò c'erano sempre delle persone, indipendentemente del regista, che è capace già di vedere se è quello che vogliamo, se bisogna mettere un po' più di sale, di pepe. Perciò non andavo, ma non c'entro con quelli che non si fregavano. Ma c'erano attori così, Sergio, che avevano orgasmi? Beh, cioè, sicuramente fare l'attore già significa che uno vuole tendenzialmente, si è innamorati di se stessi per il 90% dei casi. Qualcuno no, però, devo dire. Quindi di conseguenza c'era. Certo, il rapporto regista-attore è stato... Con lui, per esempio, ho avuto un rapporto di grande empatia da subito, e quindi praticamente non ho mai avuto momenti di difficoltà. Ci sono stati tanti attori che ovviamente non voglio fare i nomi, che probabilmente mi domandavano: mi può fare un altro primo piano? È come se molte attrici ti domandavano: mi devi inquadrare solo in una certa posizione perché così vengo bene. Quindi voglio fare i nomi anche di attrici molto famose che hanno condizionato molti registi a girare solo su un profilo e non riprenderle mai completamente con un'inquadratura molto laterale, quindi che hanno condizionato molte sequenze in molti film, insomma. Quindi quello che c'è il cinema dietro mentre si gira è ovviamente è diverso da quello che poi il pubblico vede in una sala, insomma, tutto qua. Che tipo di attore era Luca? Riusciva, cioè era preparato, istintivo? Luca sicuramente era uno sempre molto disponibile, non si è mai tirato indietro in scene di difficoltà, oppure non mi ha mai chiesto appunto fammi il primo piano più stretto, devo dire, quindi in questo senso non era divo dentro di sé, insomma. In realtà poi ho avuto sempre un'atmosfera goliardica con lui. Io sui miei set, anche quelli di film drammatici in cui si doveva creare suspense, dietro la macchina da presa c'era sempre un'atmosfera molto giocarellona. Quasi sempre, sì, le ha fatte quasi tutte lui, salvo quelle più difficili, insomma, ovviamente, dove il rischio è più grande. Lui è un grande pilota di macchine. No, a me lui... Quello che manca è un terzo microfono, sicuramente. Sì. No, lui è sempre stato molto atletico, molto, e anche molto generoso. Infatti nella banda del Trucio si è fatto anche molto male facendo una scena di lotta, perché era addirittura, aveva le manette, le aveva le mani dietro la schiena e ha fatto tutta una cosa con le gambe, era bravissimo. Ma però, manette che non si aprivano. Eh? Manette che non si aprivano in caso di problemi. Sì, cioè, erano vere. La mia invalidità permanente. E lo so, infatti, mi ricordo. Io ancora mi ricordo il rumore della tua caduta, guarda. Perché ma si è fatto male veramente. Ho 30%, sono sì, rimasto sì. Paralizzato mesi. E il produttore, sì, sì. Quando mi ha incontrato qualche mese dopo, mi fa: ma che ti è successo? C'è una Minerva. Ho detto: che mi è successo? Ah, nessuno ti ha detto che mi sono spaccato la testa sul tuo film, perché ho accettato, visto che era l'ultimo giorno di location, ho accettato di fare la sequenza, sapendo che se c'era la minima cosa era per me. E vabbè, e così ci siamo messi. Questa era la banda del Trucido, quando lui uccide nella sua casa Sergio Citti, che era andato lì, lo aspettava perché... Franco Citti. E c'è questa lotta che lui è legato, lui si difende, lo attacca con... Tu poi eri un campione di quella lotta, come si chiama? Savat. Sì, però Savat, non, certo. Ho mai fatto un incontro di Savat con due manette dietro le spalle. Certo, quindi ha fatto una cosa, è caduto,
caduto. Potevo solo cadere perché saltavo. E certo. Cioè, sono arrivato e pur di non beccare la faccia di CT, che tanto non cambia mai niente. Ho preso la spalla e sono. È già brutto. Ma il mio che. Beh, no, lui devo dire che ha accusato il colpo, poi si è rialzato. Lì per lì mi ricordo che non. No, ho sentito dolore e di pizzicamenti. Dopodiché ho girato la sequenza dopo, dove saltavo da un autobus all'altro. Sì. Dove tuo padre era legato all'autobus e io dovevo beccare la corda se non scendevo. Sì. E dopodiché ho fatto 3 mesi e mezzo di mezza paralisia. Adesso che dici questo, penso che mio padre si voleva liberare di te perché ti ha fatto fare delle cose terribili. No, sono ancora qui. Sì, no, veramente. Poi è stato proprio un eroe perché non si è lamentato quel giusto che poteva, perché la botta era fatta, però ha continuato a lavorare. No, ho continuato a lavorare, pensione e paura, si parlava di girarlo con la Minerva. Ecco. E poi la toglievo fra un ciak e l'altro. Certo. No, non ho avuto almeno 5-6 mesi senza lavorare. Certo. Comunque. Comunque Marco ha fatto una domanda a Sergio, preparato o non preparato, sì, eccetera. Allora, eri preparato? Io sono preparato a te. Eri preparato? Questa è la domanda. Sì. No, l'ha chiesto a Sergio, che è stato dolcissimo nella risposta. Io sono preparato a tentare di essere migliore film dopo film. Perciò c'è un'apertura di spirito e di intenzione che c'è. E io penso che sia una preparazione importante. Però aspetto, sul film aspetto, io dico sempre che il prossimo film sarà il meglio. Ma quali dei film che hai fatto in Italia, quali pensi siano i migliori? Come attore, te, in assoluto. Come attore bisognerebbe che io sia così felice di vedere un film con Luc Meranda attore. No, io dell'emozione che io vedendolo o vedendo dei pezzi sembrerebbe fatto a posto. Comunque ci sono almeno 3/4 dei film che abbiamo fatto assieme. E aggiungerei nei film di azione, aggiungerei. Non si sente? Merda. Prova questo? Allò? Ah sì, hanno fatto a posto di. Tutta un'altra cosa. Era un'azione terrorista. Dicevo che sono 3/4 dei film che ho fatto Sergio sono fra i miei favoriti. C'ho anche un altro regista con cui ho avuto tanti cambi emozionali, ho avuto queste relazioni con Sergio, con Poliziotto e Macho. Poliziotto e Macho, sì, vabbè, ma ti vedrai quando arriverai alla mia età ti succederà. Con Fernando Di Leo. Con Fernando Di Leo, certo. Con chi ho fatto il poliziotto e Macho, ho fatto la città giocata d'azzardo, non si parlava tanto di poliziotti corrotti, caccia spietata, non si parlava tanto di rapimento, come poteva essere pesante, perché tutto sommato nel film muore il figlio solo perché l'unico che ha tentato di difendere il suo amico prelevato al collegio, il mio figlio, e muore il figlio del povero, visto che il ricco fa aspetta, è deciso a pagare, però negozia come il business la vita del suo figlio. Perciò, comunque, Sergio anche, perciò, Sergio. Fernando Di Leo. Sergio, e poi la periodo post. Pre-mortem e post. Beh, poi hai fatto con Tinto Brass, hai lavorato con Francesco Barilli. No, ma Barilli stupendo anche. Barilli è un personaggio incredibile. Se fosse. Ha detto che vuole farti fare un film, Francesco Barilli. Sì, lui vuole, io voglio, ho letto la sceneggiatura e poi adesso dipende di altre cose, perciò finché non è deciso niente, non so niente. So che lui vuole fare, io voglio fare, faremo. Va bene.
E poi dopo, quando dicevo pre-mortem, cioè post-mortem del cinema d'azione, c'è stato I pompieri numero 2, sì, Super Fantozzi, io mi sono... Era comunque delle cose brillanti che mi divertivano. Invece senti Luca, tu hai fatto anche molti, hai fatto anche fotografie per Playboy, Playman. Hai fatto Playman, cioè sei stato anche un corpo, giusto? Un porco? Un corpo. Ah, un corpo. Ti ha dato noia questa cosa? Ti ha dato noia questa cosa o cioè eri più fotografato delle belle ragazze dei film di Sergio, temo? No, a parte che nelle film di azione e intelligente, interessante tipo i suoi, le donne non hanno queste grandi parti. Infatti mi dicevo sempre che fortuna che non sono nato una donna, perché si vedeva ogni tanto col torso nudo il commissario uscire dal letto e poi la povera bambina rimaneva la moglie. Perciò no, Playman l'ho fatto perché ho anche quasi litigato con Angelo Frantoni, perché lui mi ha detto facciamolo, l'avevo parlato all'inizio, facciamo delle foto un po' che, ma non so, nudo, dico nudo, ma sei matto. Beh, in Milano 3, ma c'è una scena dove sei abbastanza nudo, credo, mi sembra, mi ricordo. Ah, sì, mi sembra, non, senza nulla, nessuna volgarità, cioè, non mi ricordo una sequenza. Correndo dove... dietro la macchina? No, credo una macchina, no, credo in una situazione interna della casa, non so. Cioè, mi ricordo che c'era una scena in cui avevi. Ti ho visto di profilo, quindi non c'è nessuna. Ok. Non me la ricordo però esattamente in che contesto. È la malla che vuole fare entrare uno nel sistema e lo mette in osservazione per una settimana, poi lo mettono in mutande perché vogliono vedere se c'è i micro, eccetera. Cioè, infatti. Non mi sembra così erotico. Sì, no, non c'era nessun erotismo, non c'era assolutamente, però dico, veramente era un po' eccitante. Ricordo le segretarie di edizioni che ti guardavano con uno sguardo molto, molto interessato. Ma perché volevano capire se il cappello era in questo senso o non era. Okay. Se no sarei andato a vedere i film e avrei fatto come gli altri. Ma ti hanno offerto cose. C'è un aneddoto a riguardo. Una volta ho conosciuto un grande cantante italiano, non voglio fare il nome, che probabilmente aveva delle tendenze omosessuali, che lo incontrai a una stazione di servizio e ovviamente dice: io vedo tutti i tuoi film con Luc Merenda. Non voglio dire il nome perché ovviamente è una persona straordinaria. Non era Claudio Villa? No, Claudio Villa non lo era sicuramente. Okay. Infatti voleva fare il pieno. Voleva fare il pieno dal benzinaio. Okay. No, ma non si può, cioè... A questo punto ci vuole un moderatore, credo. Sì. No, vabbè, intanto io volevo dire che siamo felicissimi di aver ricreato una delle coppie maggiori del poliziesco all'italiana e farei ancora un applauso perché... Cioè, no, vabbè, non devo essere io a dire a voi cosa hanno fatto, i loro film sono veramente alla base del poliziesco all'italiana. Siamo talmente felici di aver ricreato questa coppia che Beat Records ha ristampato apposta per l'occasione Milano Trema con finalmente il pezzo cantato, giusto Claudio? Buongiorno a tutti, siamo molto contenti di aver ristampato questa colonna sonora dei Fratelli De Angelis per un film iconico che a noi piace moltissimo e abbiamo ristampato proprio per il Music Day in questa occasione una versione con un brano inedito che è la Blue Song nella versione cantata che non c'era nel precedente CD. Quindi soprattutto ai musicisti che l'hanno scritta, ai fratelli di Guido e Maurizio che hanno fatto una musica, che abbiamo un pezzettino di musica l'abbiamo portata, che secondo me merita dire è sempre, le musiche non invecchiano mai. Al riguardo di questa mattinata, pranzo, no? Mangiamo? No. Comunque abbiamo parlato
di noi due che abbiamo fatto tante cose assieme, lui regista, io attore. Io penso che il cinema è un lavoro di squadra, la musica è essenziale, la scrittura è essenziale, la segretaria d'edizione è essenziale, il cameraman, il capo operatore, perché parliamo con lui di Sergio, di Giancarlo Ferrando, che era uno degli artisti del cinema, chef électricien, cioè operatore di luce, teneva la macchina da presa in mano come se fosse la sua anima, cioè uno incredibile. Purtroppo perciò, non c'è più. Sì, lo so, ma infatti. Purtroppo non c'è più Giancarlo da un anno. Sì. Ne parlo non perché non c'è più, ma perché aveva un talento enorme. Perciò il cinema si fa con tante persone. Perciò siamo qui, rappresentiamo un film, però sapete che dietro di noi c'erano 50 appassionati che ci hanno aiutato. Anche le stuntman, cioè tutti, cioè è un lavoro, è come una barca. Se lei vede, se vedete Azzurra, la Coppa Cosetta in Australia, cioè sono 12, se uno non va bene non si vince. Perciò grazie a voi tecnici e altri scrittori e musicisti che ci permettete di essere qui presenti davanti a voi. Bravo Luca. Abbiamo finito? Non so, magari qualcuno vuole chiedere qualcosa, sì. Visto che vengono sempre attaccati nei corridoi e poi... Va bene, allora niente, io vi dico semplicemente che il disco che abbiamo sentito, quindi Milano Trema, in una nuova versione, copertina bellissima e con questo pezzo finalmente ritrovato, lo trovate in vendita lì allo stand della Beat, mentre i libri sono in vendita nella sala Cinema Record, dove Bloodbuster ha un suo corner e lì li potete trovare tutti. Qui fuori c'è un tavolino dove loro firmeranno copie sia del CD che del libro, di quello che volete. E adesso vedo Francesco che sta arrivando e ha una cosa. Prego Francesco, avanzati. Farei un applauso a Francesco intanto, che è l'organizzatore di tutto ciò e che ci ospita come Bloodbuster, e lascio a lui il microfono. Abbiamo il piacere appunto di avere qui il maestro Martino, ma oggi la giornata è dedicata a Luc Merenda, che è venuto a trovarci e ci fa tanto piacere, al quale vogliamo dedicare questo premio per Luc Merenda, attore eclettico e dal volto e dalla fisicità unici, per la sua incredibile carriera. Grande. Approfitterei per ringraziare papà e mamma.